E bentornati a tutti ragazzi, sono Everett e torniamo su River Tales Stronger Together. Perché? Perché finalmente è uscito in Early Access, ma cavolo, è uscito su Steam. Per chi non si ricorda di questo titolo, posso dire che è un platform 3D cooperativo, quindi potete giocarlo da soli, ma è veramente per gli esperti di coordinazione mano-occhio, oppure in compagnia. Impersonerete un gattino, Furpaw, e un pesciolino, Finn, e vivrete le loro avventure e disavventure lungo il fiume, che è il main ambient del gioco. Alla Games Week di un anno e mezzo fa incontrai quei simpaticissimi ragazzi di Kid Onion, gli sviluppatori di questo gioco, e nacque una bellissima collaborazione che va avanti da allora. Regà, il gioco è davvero fighissimo, non sto scherzando. È difficile, senza risultare frustrante, stimolante negli enigmi, addirittura adrenalinico in alcune parti, ma soprattutto divertente. Che è quello che un po' manca nei giochi di oggi, personalmente parlando. Io l'ho provato sia da solo, sia con un mio carissimo amico, Shamalaya, ed entrambi vi possiamo assicurare che merita ancora più successo di quello che sta avendo. Ogni livello ha un concept diverso, meccaniche diverse, nemici diversi, ma tutti, tranne ovviamente le boss fight, hanno una cosa in comune, i Rainbow Birds. Ovvero, in ogni singolo livello sono nascosti e alcuni sono veramente quasi invisibili, degli uccellini da trovare e salvare, e ogni uccellino è diverso. Quindi stiamo parlando dei generalmente chiamati collezionabili nei videogiochi. Ed è proprio qui che vi volevo. Dove vi capiterà mai di avere Everett the White Spider come collezionabile in un gioco? Beh, per ora in esclusivissima solo su River Tales Stronger Together. Fatevi un favore, cliccate sul link in descrizione e compratelo. Non ve ne pentirete.